Buongiorno e benvenuto. Con questa presentazione voglio dare delle informazioni di qualità al pubblico interessato al benessere nella stalla delle bovine da latte. Se siete arrivati a questa presentazione è perché avete visto il video introduttivo che è basato su alcuni concetti fondamentali inerenti al miglioramento del benessere negli animali in allevamento. Segnatamente della bovina da latte. Quindi dovrebbe venire incontro a gran parte delle vostre curiosità. Qual è stato lo scopo dell'incontro che ci ha portato a riunirci con gli allevatori nel 2013 per valutare gli aspetti principali del benessere? Innanzitutto, uno dei primi scopi è quello di farvi vedere i vostri animali con occhi diversi, soprattutto per farci sentire un mondo unico, farvi confrontare fra voi e noi tecnici, metto noi veterinari come le persone più esperte per parlare di benessere animale, insieme agli zootecnici, agli alimentaristi, ma soprattutto insieme agli allevatori, che sono tutti i giorni a contatto della mandria, in modo tale che gli stessi allevatori possano poi porre delle domande, dei quesiti a cui noi tecnici eventualmente rispondiamo per chiarire dei dubbi. Uno degli altri scopi dell'incontro fatto e anche di questa presentazione è sicuramente quello di migliorare il benessere dei vostri animali, anche perché oggigiorno la comunità ci chiede questo, il consumatore ci chiede questo, ma non solo. Aumentare il benessere è uguale ad aumentare il reddito, in quanto animali meglio gestiti producono di più, in quanto riescono a esprimere meglio le loro potenzialità. Ho messo questa foto tratta da un libro di settore, che forse alcuni di voi conoscono. Il libro è una traduzione di un libro nord-europeo, si chiama Segnali dalla vacca. C'è una casa editrice italiana che lo pubblica a una cifra assolutamente accessibile. E metto questa frase, questa citazione. Le vacche ci forniscono costantemente informazioni e segnali riguardanti la loro salute, l'efficacia della cura e le strutture in cui stabulano. E non dicono mai bugie. Una delle cose che avrete alla fine di questo filmato è sicuramente l'acquisizione di una maggiore attenzione ai cosiddetti segnali della vacca, cioè loro comunicano a noi tutti i giorni una serie di informazioni e sta a noi interpretarle. Prima di passare ai concetti di benessere, è importante valutare i concetti di base inerenti l'esplicazione delle malattie, tramite quello che è il cosiddetto triangolo delle malattie, quali sono i fattori influenzanti lo stato di salute. Innanzitutto, la produttività di un animale è in virtù di quella che è la combinazione fra i geni che l'animale porta, quindi la genetica, ok, e l'ambiente. Dall'interazione di questi due fattori si ha un termine fenotipico, la produzione, che nel caso nostro specifico del carattere valutato sono i chilogrammi di latte prodotti. Quindi ricordiamoci questo concetto che possiamo avere degli animali geneticamente buoni produttori, ma che questa produzione viene esplicata solo in funzione di una situazione ambientale. La stessa animale con una genetica elevata, ma con una conduzione ambientale non corretta, e di ambiente parliamo in senso lato, come alimentazione, stabulazione, clima e quant'altro, malattie, abbiamo un'espressione del carattere produzione sicuramente depresso. Quali sono i fattori che vanno a condizionare quello che è l'espressione della malattia? Questi sono concetti di base fondamentali per capire tutto quello che è la sanità in allevamento. Innanzitutto, per avere una malattia occorre avere un patogeno. Può essere un batterio, può essere un virus, un parassita. Poi deve esserci un ospite, che nel nostro caso è considerata la vacca, e poi abbiamo l'ambiente che condiziona in maniera fondamentale
sia la recettività dell'ospite che la patogenicità di un patogeno, come ad esempio un batterio. Tenete presente questo triangolo perché è la base di espressione delle malattie. Capito questo, si capiscono tutte le patologie dell'uomo e degli animali. Vale a dire, tradotto, se noi abbiamo un patogeno debole, io l'ho segnato con una figura un po' ridicola, un batterio all'acqua di rose, e una difesa dell'organismo animale, ok? Molto forte, cioè un ospite che ha le difese immunitarie veramente reattive, e un ospite che vive vacca in un ambiente sano, salubre, difficilmente si esprime una patologia, ad esempio come la mastite, per prenderne una a caso. Se invece noi abbiamo dei patogeni veramente agguerriti, dei patogeni che vivono in un ambiente deprecabile, quindi vivono in un ambiente dove gli animali hanno delle condizioni di stress di vita, e abbiamo a disposizione un soggetto immunodepresso come questo tipo di animale, è molto facile che si esplichi una patologia, e in questo caso vi ho messo un quadro di mastite. Il terzo punto da valutare, oltre alla produttività e il triangolo delle malattie, sono i fattori influenzanti lo stato di salute. Intorno a questi fattori si concentra la maggior parte degli elementi che vanno a condizionare la salute dell'animale. Come vedete, questi sono tutti elementi di tipo ambientale, cioè quelli che noi all'interno del triangolo delle malattie abbiamo identificato come ambiente. Nell'ambito dell'ambiente abbiamo gli alimenti, l'acqua, la luce, l'aria, il riposo e lo spazio a disposizione degli animali. Questa slide seguirà anche nelle slide successive. Tradotto in forma fotografica, gli alimenti a disposizione per la vacca da latte, l'acqua a disposizione per la vacca da latte, la luce dell'ambiente di stalla, l'aria a disposizione, la possibilità di riposo, ma anche lo spazio vitale a cui è sottoposto o di cui ha disponibilità l'animale. Pensate a trasporre questo concetto sulla salute umana. Se noi ci alimentiamo di pane ammuffito, di alimenti poveri, se l'acqua che abbiamo a disposizione è scarsa e l'acqua scarsa è di bassissima qualità, se noi vivessimo in un ambiente sempre buio, nebbioso, tutti i giorni dell'anno, se l'aria che respirassimo, come effettivamente avviene nelle grosse città, è inquinata, se la possibilità di riposare è compromessa e lo spazio di vita altrettanto, voi pensate che l'uomo, in quanto essere animale, possa godere di una buona salute? Io direi di no. Anni fa è stato codificato da Hughes, quindi nel 1976, che fra l'altro è l'anno in cui sono nato io, una definizione di benessere. Il benessere è uno stato di salute completo, sia fisico che mentale, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente. Questa è una delle definizioni che amo di più, in quanto in questo è raccolto la gran parte del concetto di benessere. Sempre alcuni anni fa sono stati identificati le cinque libertà: la libertà dalla fame e dalla sete, la libertà dai disagi ambientali, la libertà dalle malattie, la libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie specifiche e la libertà dalla paura e dallo stress. Queste cinque libertà sono state quelle che hanno ispirato la normativa successiva a quegli anni. Io vorrei rileggere invece questi elementi ambientali in fase critica, per capire bene nello specifico dove dobbiamo lavorare all'interno dei nostri allevamenti. Quindi gli obiettivi di oggi, gli obiettivi di questa presentazione, che tu sentirai oggi, in quanto è oggi che hai acceduto al computer,
è comprendere che nei nostri allevamenti ci sono ampi margini di miglioramento. Io da anni lavoro nella zootecnia da latte e da anni vedo che mancano alcune basi di allevamento e per anni sto cercando di parlare con gli allevatori per cercare di migliorare le condizioni di benessere degli animali, non solo io, ma tutti quelli che lavorano nel mio gruppo di lavoro e tutti, anche i ragazzi giovani che escono dall'università e che io istruisco. Voglio che imparino questi concetti essenziali. Innanzitutto occorre capire la natura delle nostre vacche, vedere quelle che sono le soluzioni tecniche per il miglioramento, ma fare anche costantemente un'autocritica al nostro operato. Per quanto riguarda il comportamento delle bovine, le bovine, come le persone, rispondono agli stimoli di ciò che le circonda. Capire come queste reagiscono agli stimoli ci permette di applicare delle buone norme di allevamento a tutto favore del comfort. La bovina ha delle interazioni sociali con altre bovine, la bovina ha dei sensi, quindi ha l'udito, la visione, l'odorato, l'olfatto, e definisce intorno a sé una zona di rispetto. La zona di rispetto è quella che noi spesso notiamo quando ci avviciniamo agli animali. La bovina ha delle paure e è in grado di apprendere dalle proprie esperienze. Che tipo di visione ha una vacca? Una vacca, in quanto è un animale che in natura è normalmente predato e non un predatore, ha una visione molto ampia, ha un campo visivo di oltre 300 gradi, quindi vede molto bene davanti e dai lati e ha solo un cono d'ombra dietro di sé nel quale non riesce a vedere. Le bovine vedono bene in profondità, ma possono necessitare di fermarsi, di abbassare la testa per valutare gli ostacoli, e questo lo vediamo quando movimentiamo le vacche. E vi sono dei gradini, ad esempio, le bovine hanno una forte tendenza a muoversi dai luoghi più bui a quelli più luminosi, ma non gradiscono luci troppo forti. Infatti, l'oscurità, i riflessi, il sole diretto possono causare dello stress agli animali. Spesso e volentieri, quando portiamo fuori le bovine da una stalla, da un ambiente buio a uno molto luminoso, in una giornata ad esempio assolata, la bovina si blocca, perché questo è un forte fattore di stress, in quanto vede questa luce è molto forte e non capisce quello a cui va incontro. Per quanto riguarda l'udito, le bovine sono molto sensibili ai suoni ad alta frequenza e hanno un udito più ampio di quello dell'uomo. Alcune ricerche hanno dimostrato che suoni forti creano disturbo, ma le persone che urlano o gridano sono le più stressanti in assoluto. Quindi attenzione a urlare molto forte con le vacche. In determinate situazioni può essere utile, nelle situazioni in cui noi siamo in pericolo, ma non per la gestione quotidiana degli animali che necessitano di calma e di suoni attutiti. Per quanto riguarda l'odorato, le bovine sono molto sensibili a certi odori. Ad esempio, evitano di andare in posti dove ci sono urine emesse da animali stressati. I luoghi in cui si sono avute difficoltà di spostamenti pregiudicano altre successive movimentazioni. Ad esempio, le bovine si dice mangiano col naso, ovvero avere una greppia molto sporca fa sì che abbia degli odori anomali e quindi la bovina vada malvolentieri a cibarsi in questa greppia. La bovina costituisce attorno a sé una zona di rispetto. Questa zona è la distanza minima a cui la bovina tende ad allontanarsi dall'uomo. La zona di rispetto varia a seconda di quanto è calmo l'animale, comunemente varia da 3 a 5 metri. In stalle ben gestite da un punto di vista di benessere animale, con animali non stressati, la zona di rispetto è più corta, 1, 2, 3 metri. In zone e in stalle dove c'è un elevato stress a carico delle vacche, la zona di rispetto si allontana fino a 5-6 metri. Da notare che, utilizzato in pratica, arrivando da dietro, la vacca tende ad avanzare. Arrivandole da davanti, proprio per questo concetto di zona di rispetto, la vacca indietreggia, si gira e si allontana. La distanza varia in base alla persona ed al suo approccio. Ad esempio,
l'approccio relativo alla velocità con cui uno si avvicina. Qui c'è un grafico famosissimo per quanto riguarda la gestione della fly zone, della zona di rispetto, il punto di equilibrio e il punto con il quale, semplicemente posizionando il corpo dell'operatore, noi riusciamo a dirigere il movimento degli animali. Questo provatelo veramente in stalla, vi accorgerete di quanto è vero questo grafico. Le interazioni sociali. Le bovine in gruppo rispondono a stimoli sociali. Le gerarchie sociali del gruppo tendono a mantenersi a lungo. La dominanza è importante in un gruppo e in ogni gruppo ha una struttura di dominanza ben determinata. L'affollamento. Quindi avere stalle molto affollate rompe la struttura sociale e le bovine tendono a ristabilire l'ordine sociale quando si riduce l'affollamento. Spesso sono comuni le interazioni negative o aggressive quando si ristabilisce l'ordine sociale, vale a dire, per tradurre questo, la bovina è una scala gerarchica all'interno di un gruppo. Quando noi mescoliamo animali di un gruppo con quelli di un altro gruppo, i primi giorni si hanno interazioni sociali forti fino a ristabilire la gerarchia fra i singoli elementi del gruppo. Tutti noi vediamo come in stalla ci sono delle vacche dominanti, le high rank cow, e delle vacche invece di un basso livello gerarchico che le beccano da tutte. Essendo animali di branco, le bovine preferiscono stare insieme ad altre bovine. Tant'è che quando noi isoliamo un animale da un gruppo, aumenta la paura dell'animale stesso. Se un animale deve essere isolato da un gruppo, è preferibile muoverlo con un piccolo gruppo dove potrà essere separato. Considerate che quando si hanno le infermerie, quando un animale viene suddiviso dagli altri, messo in infermeria da solo, questo ha un atteggiamento di depressione importante che a volte pregiudica la ripresa funzionale dell'animale. Quindi attenzione, non consiglierò mai di mettere un animale in un'infermeria da solo. Le bovine imitano le capobranco in attività come correre, mangiare e riposarsi. Quindi questa è una tendenza di mantenere un contatto visivo con le capobranco è utile per spostare gli animali. Apprendimento. Oh, voi siete qui ad ascoltare questa lezione, si pretende da voi un apprendimento, sappiate che le vostre bovine apprendono. Speriamo che voi apprendiate di più delle vostre bovine, me lo auguro. Anche perché loro vorrebbero che voi partecipaste a questo corso per migliorare la loro salute. Le bovine hanno una buona memoria e possono imparare velocemente. Vi sono degli stati emotivamente forti, come buon cibo, la paura, che rimangono con facilità nella mente delle vacche. Associano velocemente persone e luoghi a eventi positivi o negativi. Quando un evento non è conosciuto, provoca una paura moderata. Vi riporto il caso in cui, ad esempio, io vengo caricato, vale dire, ci sono delle vacche che in alcune stalle mi vogliono picchiare. Il motivo non l'ho ancora capito, però sicuramente riconoscono me e non altri. E mi hanno come bersaglio. Quindi, da lì ho capito che apprendono molto semplicemente, come apprendono anche molto semplicemente chi è l'uomo capobranco. Ci sono alcuni allevatori che impongono alle bovine la loro essenza, vale a dire si fanno capire, e la bovina dominante vede l'uomo come essere dominante. Paura. Le bovine si impauriscono per una serie di motivi. Alcune situazioni comuni possono essere interpretate come pericolose, grandi oggetti, movimenti veloci. Queste paure possono essere minimizzate con una buona realizzazione della stalla. Prima di creare nuovi cambiamenti occorre fare passare un periodo di adattamento. Le bovine acquistano paura dell'uomo se sono trattate male e possono associare questo trattamento al luogo dove è avvenuto. Quali sono gli effetti del mancato comfort? Si ha un impatto significativo sull'efficienza e sulla produttività. Questa è una slide fondamentale, vale a dire, se manca il comfort, si ha una riduzione di benessere, quindi si ha una minor produzione di latte, una minor qualità del latte, una riduzione della difesa immunitaria e quindi in fondo un mancato utile per l'allevatore. Quindi attenzione. Nelle diapositive che seguiranno si analizzeranno tutti questi fattori e noi sapremo che quando
Il benessere rispettato uguale maggior produttività, minori malattie. Quando il benessere è limitato, si avranno minore produttività, minore qualità del latte, riduzione delle difese immunitarie e quant'altro. All'inizio vi ho citato come le vacche ci danno delle informazioni costantemente, tutto il giorno. Semplicemente bisogna coglierle, bisogna fermarsi, bisogna osservarle e capire il perché di determinati componenti e comportamenti. Questo va sotto un capitolo che è i segnali della bovina, che scherzosamente in questa slide è stato così identificato. I segnali possono essere anche dati dalle vacche, dalle manze e dai vitelli morti, cioè quando un animale perde la sua capacità produttiva, anche in senso assoluto, cioè muore, c'è un motivo. È un segnale che noi dobbiamo interpretare. Per interpretare un segnale, prima bisogna osservarlo, che è più di guardare. Guardare è una cosa sfuggente, osservare significa guardare con attenzione le proprie vacche, la propria mandria, i singoli soggetti, l'intero gruppo, il comportamento di tutti, il comportamento del singolo. Tant'è che bisogna prendersi tempo ogni giorno per osservare gli animali e occorre riconoscere i segnali che la vacca ci invia continuamente e usare le informazioni per migliorare il benessere, la salute e la produzione. Dall'osservazione della mandria che informazioni si prendono? Innanzitutto della distribuzione dei capi all'interno della stalla, di qual è l'utilizzo dei passaggi oppure l'utilizzo delle cuccette. Quante sono in piedi, quante sono scorrucate, quante sono fuori dalle cuccette. Se vi sono degli incolonnamenti, dei conflitti, si possono osservare i calori. Il rilievo dei calori è una delle cose più bistrattate al giorno d'oggi. Si possono valutare i comportamenti alimentari, si possono anche osservare le feci, la consistenza delle feci, l'omogeneità e tante altre informazioni. Qui ve ne ho portate soltanto alcune. L'importante è osservare. Dall'osservazione del singolo animale si hanno ulteriori informazioni, ve ne cito alcuni, che spesso utilizziamo noi come tecnici per capire che mandria abbiamo di fronte, che animali abbiamo di fronte. La lucentezza del pelo, la condizione fisica, la tonicità dell'animale, quanto sono vispi gli occhi, com'è il portamento delle orecchie, se gli animali sono puliti, se sono sporchi, qual è il grado di riempimento ruminale, cioè la distensione del rumine, detto dagli anglosassoni il ruminal filling. La presenza di lesioni, spelature, gonfiori, ad esempio agli arti, e qual è il comportamento di ogni singolo animale. Qui ho portato un vademecum di quante volte controllare, il più possibile. Non dovete stancarvi di guardare la vostra stalla, comunque in linea di massima potete partire da un esercizio che è quello di obbligarvi a controllare 3 volte al giorno almeno le asciutte, le vacche in lattazioni, soprattutto per identificare i calori, e almeno controllare 2 volte al giorno i vitelli e le manze. Non delegate il controllo della mandria a terzi. Vale a dire, con le stalle di oggi spesso si ha la tendenza a delegare la manodopera. È chiaro, le vacche le vedono tutti, entrano in sala di mungitura, i vitelli le vedono tutti, gli danno 2 volte al giorno il latte. Il concetto è il proprietario fa la salute dell'animale e quindi occorre che lui in prima persona, dedichi degli step di 5-10 minuti al giorno a vedere i propri animali. Io questa è una cosa che pretendo che anche i miei collaboratori e anche le persone che mi seguono come tirocinio dall'università facciano osservare gli animali tutti i giorni. In merito a questo concetto della valutazione degli animali, vi faccio vedere questa slide. Come esempi, cosa vedete? Vedete un animale in un passaggio. La fase che si deve codificare nella vostra testa è: osserva un animale nel passaggio, coricato, pensa perché è coricato nel passaggio e agisci, ovvero metti in atto dei correttivi affinché questo animale non si corichi in un posto non idoneo. Ci sono dei motivi,
Anche in questo caso ci sono dei motivi. Non è una vacca pazza, non ha la sindrome della rivoluzione, non è un anticonformista, ha i suoi motivi per coricarsi al contrario. Quindi pensate al motivo per cui è coricata al contrario. Si passa poi ad un altro capitolo, che è quello del riposo. Ovvero, una vacca, sia in stabulazione fissa che in stabulazione libera, dovrebbe passare più di 12 ore sdraiata a riposare. Qui avete una foto che è splendida, quella della stalla a stabulazione libera con le cuccette, in cui il tasso di occupazione del cuccetto è praticamente del 100%. Cioè tutte le vacche sono in cuccetta. Questo rappresenta un caso in cui la cuccetta è ben costruita e gestita. Come passa il tempo un animale? Va al bar? Va al cinema? No, lo passa fra mungitura, alimentarsi, socializzare, bere, stare in piedi ed essere sdraiata. Voi vedete come stare sdraiato è la maggior parte delle ore della giornata. Quindi è la condizione media in cui dobbiamo trovare prevalentemente gli animali. Sono stati fatti studi su quello che è il riposo, sul comportamento della bovina in stalla, e noterete che questa tabella ve la ripropongo anche in altre presentazioni, e vedete come il ritmo di riposo barra di sonno rappresenta le 12-14 ore. Quindi, per quanto riguarda il riposo, noi dobbiamo pensare a garantire il riposo dell'animale. Va da sé che se abbiamo 100 cuccette e 200 animali, metà di questi animali non riposeranno in maniera adeguata. Quindi questo è un fortissimo fattore di stress. Il sovraffollamento è un fortissimo fattore di stress. Sempre guardando la mandria, nel concetto dell'osserva, occorre vedere che le vacche normalmente non stanno in giro. Ovvero, una parte della mandria a mangiare, una parte della mandria a riposo, qualcuna sarà a bere e in un momento di riposo può darsi che qualcuna sia in giro. Voi guardate questa qua, al centro della corsia, e notavo adesso come in questa corsia ci sono, oltre al pavimento rigato, anche una striscia di gomma. Quindi, sempre per il concetto osserva, osserva come gli animali si muovono all'interno di un allevamento. Quali sono i più comuni errori nel management del tempo della vacca? Beh, innanzitutto, a volte vi sono stalle costruite in un modo tale, con una costituzione di gruppi, per cui la mungitura diventa un'elevata quantità di tempo perso per la vacca in piedi per andare a farsi mungere, aspettare di farsi mungere e ritornare nel proprio stabulario. Voi considerate che c'è una riduzione di latte a seconda di quante ore l'animale perde nel riposo. Ci sono degli studi che, oltre un certo limite, quantificano quanto si perde in termini di latte per ogni ora di mancato riposo. Qual è questo parametro importante per valutare la situazione di riposo? Uno di questi è l'indice di utilizzo delle cuccette, vale a dire, dopo 1 o 2 ore dopo la mungitura, l'85-90% o più delle vacche dovrebbe essere in riposo, perché durante il riposo si ha maggior flusso di sangue in mammella e quindi si ha una maggior quantità di sangue che passa in mammella per creare latte. Un altro parametro fondamentale è quanto tempo la bovina impiega per andare in cuccetta, decidere di coricarsi. Praticamente, da quando l'animale arriva, si deve coricare entro 5 minuti. Questo è indice di una buona conformazione e struttura della cuccetta. Non vi sto a elencare tutti i benefici economici del riposo, potete tranquillamente stoppare, quindi fermare, mettere in pausa la presentazione e leggerveli, perché sono benissimo comprensibili. Il più è come arrivare a garantire il riposo. Facciamo un altro piccolo step, sempre con il concetto osserva, pensa, agisci, e osservate questa slide. Un attimo di silenzio, quindi non si è bloccato il computer. Un attimo di silenzio e pensate
voglio obbligarvi a pensare cosa vedete. Bene, avete visto molte vacche in piedi in cuccetta. Pensa, perché? Se avete individuato il perché, agisci. Se non avete individuato il perché, provate a telefonarmi al 349 605 2345 chiedendovi: Mauro, perché ci sono gli animali in piedi in cuccetta? Però non ho finito. Guardate tutta la fila di cuccette a destra. Sono tutte vuote, non ci sono animali. Chiedetevi il perché. Se non sapete rispondere, telefonatemi al numero che vi ho detto prima e ve lo spiego. Queste sono foto che trovate tranquillamente su presentazioni su internet, quindi non necessariamente dovete guardare le foto degli altri, guardate la vostra stalla e chiedetevi il perché nel vostro allevamento. Spesso voi stessi avrete la soluzione. Se non l'avete, sentite il vostro veterinario di fiducia, sentite il vostro alimentarista, sentite le persone che magari ne sanno un pochino, un po' più di voi. Questa è un'altra slide che ho utilizzato al corso, che in questo momento non voglio analizzare, anche perché la stabulazione fissa è sempre meno frequente anche nel nostro sistema zootecnico. Questa però merita. Osserva. Pensa, perché c'è un animale in piedi e due coricate? La risposta è semplice: beh, per forza si sono caricate e non la lasciano sdraiarsi. Il problema è perché si sono coricate così le due vicine? Perché sono due poco rispettose dell'altrui essere? No, è perché probabilmente le cuccette sono mal conformate, tant'è che vedete che quella di sinistra ha la zampa tutta all'interno del solco per le deiezioni, e quindi la dimensione relativa dell'animale rispetto alla dimensione relativa della posta fa sì che tre bovine lì non ci stiano tutte coricate. Oltre alle ore di riposo, è anche molto importante la qualità del riposo. Vale a dire, se voi dormite 10 ore su un pavimento duro, non è come dormirne 10 in un bel letto comodo, altrimenti negli hotel 5 stelle non vi metterebbero determinati tipi di materasso. Ok? E andreste tutti a dormire in campeggio sul terreno duro con i sassi, tutti i giorni. La qualità del riposo è fondamentale per questi animali, in quanto già passano 12-14 ore coricate, figuriamoci se sono coricate in ambiente non idoneo. In questa slide vengono messe in evidenza quali sono le normali posizioni che assume l'animale durante le sue ore di riposo. Voi vedete come può tenere la testa ripiegata, la testa estesa, la testa completamente sdraiata, la zampa anteriore in avanti o meno. Decubito di destra o decubito di sinistra, cioè non esiste una posizione prevalente, esistono tante posizioni che ogni animale gradisce assumere durante il riposo. Per favorire il riposo, il dimensionamento della posta della cuccetta deve essere idoneo a garantirlo. Esistono una quantità di pubblicazioni infinite sull'argomento, leggetele, leggetele, c'è anche molta bibliografia in italiano. Potete mettere su Google le parole chiave, cuccetta, dimensioni, bovina, ideale. Troverete molte pubblicazioni che sono assolutamente valide per porre sotto autocritica la vostra condizione di stalla. Le cuccette del giorno d'oggi sono state settate su una dimensione media di animale, ma noi sappiamo che nelle stalle non c'è un animale medio, abbiamo animali di diverse dimensioni. Da qui la necessità di fare una cuccetta che vada mediamente bene, non possiamo accontentare tutte. È logico che quanto più la mandria è uniforme, quanto più noi possiamo settare al meglio la dimensione della cuccetta. Qui c'è una tabella che non analizzo, che riguarda le dimensioni della cuccetta in funzione della dimensione dell'animale, che ve la potete andare a cercare.
e vi faccio vedere come, oltre alla dimensione, è molto importante pensare al dinamismo con il quale l'animale si corica oppure si alza da una cuccetta. Esistono anche questo su dei filmati su internet che permettono di capire com'è questo movimento e quali sono quindi gli ulteriori spazi da garantire, che non sono questi. Questa è un'immagine di un animale che si alza in grandissima difficoltà in una cuccetta da rifare completamente. Questa è un'altra posizione, quella cane seduto, che è assolutamente indicativa di una incapacità dell'animale ad alzarsi secondo la fisiologia. Gli esempi video eventualmente li metterò in link alla presentazione attuale o all'interno del canale di YouTube. Dopo avervi fatto questa prima parte di presentazione sul riposo, vi faccio osservare questa fotografia presa da internet e vi lascio pensare se avete dei commenti in merito a quale può essere la causa di questa distribuzione di mandria e di qual è l'atteggiamento medio di questi animali. Se iniziate a capire il perché, vuol dire che sono sulla buona strada, cioè che avete interpretato in maniera corretta le informazioni che vi ho dato. Siamo a questo punto delle diapositive, siamo allo spazio. Ok, dopo aver valutato il riposo, che è quello dello spazio vitale. Lo spazio inteso come passaggi, dimensione delle corsie, spazio in mangiatoia, la presenza di paddock esterni che garantiscono spazio all'animale. Lo spazio vitale è spesso indicato come metri quadri per capo. I metri quadri sono un problema al giorno d'oggi, soprattutto nelle stalle della pianura padana e in Italia in cui non c'è spazio e non c'è pascolo. Lo spazio vitale è assolutamente sempre di più limato a favore di altre cose. In realtà lo spazio è salute. Lo spazio vitale si intende anche quello, ad esempio, nel posizionamento della cuccetta testa a testa, lo spazio che un animale ha a disposizione davanti alla testa per non interagire socialmente con quella di fronte. Anche in questo caso, nelle stalle si tende a limitare troppo questo spazio nelle cuccette testa a testa, per cui ancora al giorno d'oggi si vedono degli errori costruttivi. Guardate come interagiscono socialmente per il limitato spazio queste vacche in una cuccetta testa a testa. Per quanto riguarda le corsie, vi sono dimensionamenti consigliati su tutti i libri, vi chiedo di andarli a vedere, ok? Perché ci sono delle misurazioni che devono essere garantite. Quindi leggetevi con calma questa slide. Di sicuro questo non è un passaggio che garantisce una corretta movimentazione degli animali. Questo è un passaggio che garantisce sia all'animale di bere nella vasca, sia ad un animale dietro di passare. Ma questo è il minimo sindacale. Poi c'è lo spazio in mangiatoia. Nella presentazione che ho fatto relativamente all'ABC della nutrizione e dell'alimentazione della vacca, che se volete potete vedere su questo canale YouTube, vedete come il comportamento alimentare non solo varia a seconda dell'ora della giornata, ma varia anche in funzione della presenza di gerarchie nel gruppo. Per cui se avete una vacca dominante, quella rossa, spesso lei è in grado di scalzare dalla greppia un animale non dominante e quindi andare a ingerire la razione in maniera non ben distribuita e non corretta. Sempre in ambito dello spazio, negli ultimi anni ho ravvalutato molto il paddock. Questo è molto valido per animali che hanno spazi limitati in stalla, purtroppo la presenza del paddock complica di molto la gestione delle deiezioni. Per quanto riguarda l'alimento, faccio una digressione prevalente in una presentazione apposita che vi invito a vedere. È fondamentale che l'alimento
e l'acqua siano di ottima qualità. Soffermandoci un attimo sull'acqua, vi voglio far vedere come l'acqua deve essere organoletticamente di buona qualità, della temperatura idonea, sia d'inverno che d'estate, è disponibile in quantità elevatissima, in quanto una vacca in lattazione può bere d'estate anche più di 130, 140, fino ad arrivare a 200 litri d'acqua al giorno. Quindi va da sé che occorrerebbe una presentazione sull'acqua a sé. Come soddisfare i fabbisogni? Innanzitutto ci vuole un impianto idrico che abbia la capacità di abbeverare tutta la mandria nella maggior quantità di richiesta idrica dell'allevamento, cioè d'estate, sia come pressione dell'acqua che come centimetri lineari per vacca disponibili. Bisogna pensare al posizionamento degli abbeveratoi, bisogna pensare alla qualità dell'acqua. Quindi attenzione a quello che è il volume di emissione, di erogazione in litri al minuto degli abbeveratoi. Deve poter consentire di bere con un flusso elevatissimo a una grande quantità di animali tutti nello stesso momento. Pensando al tipo di abbeveratoi, esistono abbeveratoi che vanno bene in varie situazioni. La cosa importante è che l'abbeveratoio non sia posizionato in una posizione in cui gli animali riescono a defecare dentro e che sia posizionato in modo tale da essere facilmente pulibile, ispezionabile. Queste sono le condizioni, cioè l'acqua erogata deve essere abbondante e pulita, poi tutto il resto è una conseguenza. Il posizionamento, ci sono posizionamenti di tutti i tipi, prendete tesoro ed esperienza dalle cose che osservate presso allevamenti di vicini, da foto presenti su internet. Questa presentazione deve ingenerarvi curiosità. Sicuramente deve essere posizionato a un'altezza fisiologica a cui l'animale riesce ad arrivare in funzione della sua statura. In merito alla qualità dell'acqua, vi faccio solo una domanda. Voi berreste nell'abbeveratoio rappresentato qui in alto a sinistra? No. Al giorno d'oggi ci sono abbeveratoi o a ribalta o con un tappo sul fondo che permettono di essere puliti costantemente. Ricordo un giorno un allevatore che mi disse: "Ah, dottore, io pulisco gli abbeveratoi il giorno prima del controllo funzionale perché così gli animali fanno più latte." Allora io gli dissi che in funzione di questa esperienza lui gli abbeveratoi era meglio che li pulisse tutti i giorni. Questo è fondamentale. Non limitiamo delle operazioni a basso impatto, a basso costo, che ci danno un grosso ritorno di tipo economico. In merito a quelli che sono appunto i principali fattori che influenzano il benessere, io mi fermerei. Vale a dire, in una successiva presentazione prenderò in considerazione ulteriori fattori da migliorare nell'allevamento della vacca. Per il momento vi ringrazio e vi saluto.